ho appreso con preoccupazione le notizie che giungono delle comunità cristiane a Mosul, Iraq, e in altre parti del Medio Oriente, dove esse, sin dall'inizio del cristianesimo, hanno vissuto con i loro concittadini, offrendo un significativo contributo al bene della società. Oggi sono perseguitati. I nostri fratelli sono perseguitati. Sono cacciati via. Devono lasciare le sue case senza avere la possibilità di portare niente. Le parole di Papa Francesco all'Angelus di domenica scorsa, 20 luglio, sono per gli ultimi cristiani di Mosul, circa 3.000, che hanno lasciato la città irachena dopo l'editto degli estremisti islamici dell'ISIL, il movimento armato sunnita che controlla ampie zone di Iraq e Siria, e si sono rifugiati in Kurdistan. Ai cristiani che sono a Mosul da 1700 anni sono state poste tre alternative alla fuga: la conversione all'Islam, il pagamento di un'altissima tassa di protezione o la morte. Dopo aver bruciato il palazzo episcopale dei sirocattolici, i miliziani dell'ISIL hanno occupato l'antico monastero sirocattolico di Mar Benam. Sempre domenica, Papa Francesco ha telefonato al patriarca di Antiochia dei sirocattolici Ignatius Youssef III Younan per confermare la sua vicinanza e la sua preoccupazione. Ne parliamo con il segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, Monsignor Cyril Basil. Ma cristiani in Mosul, in Iraq, in tutto il Medio Oriente sono persone che vivono in queste terre da sempre, sono parte integrale della società e da secoli, più di un millennio e mezzo, convivono anche con rappresentanti di altre fedi, di altre confessioni religiose, sempre talvolta trovandosi anche nelle situazioni di minoranza o di emarginazione, ma cercando di trovare soluzioni possibili per una sopravvivenza che comunque dura tanti secoli. Ultimamente la situazione si è inasprita e fra vari conflitti in questa regione che si susseguono da anni. Ultimo messaggio, ultime notizie che provengono proprio dal Mosul sono quelle più allarmanti perché portano un'escalation a un nuovo livello finora non sperimentato, inaudito, cioè di fronte a una scelta radicale o di abbandonare la fede o la patria o pagare le tasse insostenibili. Allora, in questo senso ci troviamo di fronte a un nuovo fenomeno che veramente sembra un ritorno a un passato che sembrava già avere dietro le spalle da secoli. In questo senso tutta la comunità cristiana è preoccupata e dovrebbe essere preoccupata anche tutta la comunità internazionale, perché queste scelte o questi modi di procedere certamente sono in contrasto con tutto quel pacifico convivere sociale che dovrebbe caratterizzare il XXI secolo. Assicuro a queste famiglie e a queste persone la mia vicinanza e la mia costante preghiera. Carissimi fratelli e sorelle, tanto perseguitati, io so quanto soffrite. Io so che siete spogliati da tutto. Sono con voi nella fede in colui che ha vinto il male. Il Dio della pace susciti in tutti un autentico desiderio di dialogo e di riconciliazione. La violenza non si vince con la violenza si vince con la pace. Contro le azioni del gruppo guidato dal califfo Ibrahim si è mobilitata l'Organizzazione della Cooperazione Islamica, che rappresenta 57 paesi musulmani, definendo lo spostamento forzato dei cristiani di Mosul un crimine intollerabile. Le atrocità commesse, ha dichiarato l'OCI, non hanno nulla a che vedere con l'Islam, con i suoi principi di tolleranza e convivenza, dando la disponibilità ad assistere le persone sfollate in attesa che possano rientrare a casa.